Spazio aperto, proprio alle per i miei gusti, là improbabile, condizioni di cielo pressoché ottimali. Benvenuti alla base di lancio di Penemunde, così come l'ho voluto chiamare il mio collega di lavoro. E ora ci accingeremo a collegare il razzo al sistema di caricamento dell'ossigeno, diciamo. Eh sì, dell'ossigeno, in effetti. Niente. Mi raccomando, luci accese e casco sempre allacciato. Vabbè, direbbe luci anche di giorno, vabbè, ma è uguale. Luci sempre accese. Anche di giorno. Adesso allontana e preparati a una nuova suonata. Gibedrun. Miki, non l'ho neanche visto, sinceramente. Adesso niente, ho provato a mettere l'altro tappo fatto da me, perché con l'altro di gomma resta solo 3 atmosfere. Questo ieri mi ha detto 4. Adesso proviamo. Comunque direi la riuscita del primo lancio ottima. Certo. Anche se non ho visto sto bucchetto. Dov'è? Occhio! Occhio! Così si è ridotto il missile dopo il lancio, che avrà fatto. I risultati della gravità. Avrà fatto una buona trentina di metri, anche più. Di più? Ma era piccolissimo! Sarebbe da mettersi, di buono, sai registrare da dove? Da casa mia. È vero. Adesso stoppa, dai, te lo fai partire e io registro da là. Puttana, ma tu che vai dare? Puttana, ma tu che vai dare? Eccolo. Ragazzi, visto che CD che fanno oggi giorno? Vabbè, questa era così. Sì, era stata così, però allora. Io direi che un altro lancio. Oh, tiene, va. Infatti. C'è una bella gittata. Il problema è che adesso il bambino è un po' conciato male. Il fatto è che chiaro, le persone se ne vuole di più. Tutti i posti che ci saranno 70 gradi. Se lo metti a 45. Ta 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 ta. C'è un missile. È mio. Guarda, anche così gli dai una gonfiatina. Ma infatti può ripartire, solo che magari piega su piego, oppure che qui la pressione lo faccia cedere. Capito? A quante pressioni è andato? Parecchio stavolta. Saremmo arrivati a 6 abbondanti. A 6? T'ho detto che era duro. Vai uomo. Non ci ha ricordato di raddrizzare la punta che si è insaccata.